Ehi, Lapoche fanatici, io sono Dlarz e vi chiedo scusa se sto sudando, ma fa molto caldo, è estate e per fare questo video devo purtroppo tenere la finestra chiusa perché altrimenti i vicini mi prenderanno per un pazzo che parla da solo e non voglio rovinare la mia reputazione con i vicini, mi conoscono da quando sono piccolo e diciamo che non ci tengo. Inoltre potrete notare che sulla mia bellissima faccia, baciata dal sole e adorata assolutamente da tutte le poche fanatiche donne che mi stanno guardando in questo momento, sono spuntati un qualcosa come due o tre brufoli o qualcuno di più, meglio che copriamo un po'. Questo perché sono altamente stressato e lo stress fa venire i brufoli. Ora vi chiederete perché, Dlarz, sei così stressato? Sto facendo la maturità. E questo risponde in pieno alla domanda. Ma lasciamo perdere tutte queste cose, tanto lo so che sono comunque adorabile. Finalmente, e con estremo ritardo, e di questo vi chiedo anche scusa, siamo arrivati. Oh mio Dio, che caldo! Agli acquisti di maggio 2016! In estremo ritardo anche questa volta, come è successo già per alcuni episodi dei mesi scorsi, purtroppo. E anche questa volta molte cose del mondo Pokémon hanno preso il sopravvento. Sono uscite un sacco di novità, inoltre ci sono delle serie che mi sto portando da un sacco di tempo dietro e che vorrei cercare di finire. Pokémon Rosso Randomizer del cavolo! Inoltre ci sono troppi di voi che chiedono cose diverse e si arrabbiano quando io non le metto, e quindi cercare di accontentare tutti insieme. E indovinate un po', se negli scorsi mesi ho preso poche cose per vari impegni, questo mese con la maturità, indovinate quante cose avrò preso? Beh, no, in effetti degli acquisti li ho fatti, ma una buona parte li avete già visti sul canale con il video del pack opening. Oh mio Dio, quel video, cosa non è stato nei commenti? Vabbè dai, non mi lamento, anzi, devo dire che mi aspettavo un sacco di insulti sotto quel video, ovviamente insulti che tutti conosciamo, tipo: Oh mio Dio, Dlarz, ma fai pack opening, sei commerciale! Oh, Dlarz, ma io ti seguo dal 2013, ma mi sei proprio caduto in baffo adesso, ma no, i pack opening non si fanno, no, 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 no. E invece no, ho ricevuto solamente commenti positivi. Vabbè che era impossibile ricevere commenti negativi in un video nel quale avevo specificato sin dall'inizio che i miei pack opening sarebbero stati seri, decenti, fatti bene, quindi avete apprezzato, e anzi, molti si sono accorti che i pack opening dei Pokémon mancavano su YouTube Italia da un sacco di tempo. Ho ricevuto un sacco di commenti al riguardo e lieto di esservi piaciuto e lieto di averli riportati su YouTube. Prego. Sta di fatto che comunque ho raccolto qualche commento alla quale andrò a rispondere adesso per rendere la situazione molto più chiara. Spero che il titolo sia ironico. Spero. Ovviamente sì, non l'ho neanche trovato Charizard X nel pacchetto, l'ho trovato nella confezione che era già fuori, quindi è ovvio che il titolo era una banale presa in giro, ironica, di quelli che mettono OMG Messi. Messi! Non era un normale Gardevoir, era Mega. È vero, non mi sono accorto che la X che ho sbustato, spoiler, era un Mega Gardevoir, non un Gardevoir normale. Ero preso dalla foga del video, non l'ho notato. Ti ringrazio. Dlarz, hai il gioco online? Sì, ce l'ho da un anno circa e ci ho giocato abbastanza. Ho imparato bene a giocare con le carte Pokémon, non sono un campione, ovviamente, ma me la cavo. Nel caso comunque vogliate dei video anche sul gioco di carte di Pokémon online, ditemelo qui sotto con un commento e vedrò che si può fare. Dlarz, almeno i codici per il gioco di carte collezionabili li puoi gibbare. Assolutamente no! Sono miei! E poi ci sono un paio di domande che non c'entrano un cavolo con il video del pack opening, alle quali voglio rispondere lo stesso. Fai il video di Litten? Sì, arriverà, non so quando, ma arriverà. Datemi un po' di tregua, per favore. Hai un piercing? Sì, questo è il mio piercing, l'ho fatto 2 anni fa e l'ho fatto perché sono un ragazzo delinquente teppista e cattivo. Forse sarebbe una buona idea non usare questi occhiali da sole dei Simpson usciti dall'uovo di Pasqua e comprare dei veri occhiali da sole, ma pff, chi se ne frega. In conclusione, se vi aspettavate un video di pack opening in stile ho troppi soldi! Gemmiamo tutto! Questi stupidi ci crederanno sempre! Beh, no, non è il mio stile. Ma adesso non sarebbe il momento di far vedere gli acquisti? Tipo?
Ovviamente chi ha visto il video del pack opening saprà già che ho comprato non una ma ben due collezioni rosso e blu di Charizard X. Una l'ho tenuta per me, me la sono aperta per conto mio prima ancora di pensare di portare i video su YouTube, e l'altra l'ho portata sul canale, ma questo penso che l'abbiate intuito da soli. E ora vi starete chiedendo, Lars, se in una hai trovato quello che hai trovato, nell'altra cosa hai trovato? Ma va, non ho trovato un cavolo di niente, ve lo faccio vedere. In quattro pacchetti, tutte carte normali, a parte una foil, che è questa. Questo Charizard foil, non è X, non è niente, è solo foil. Basta, questo è tutto. Fatemi rimettere le carte a posto e... Ah sì, ho comprato anche questo deck box per inserirci dentro tutte le carte senza farlo rovinare. È fatto in materiale, diciamo, plastico leggermente solido, così almeno non si rovineranno anche se il deck box cade. E c'è anche un separatore dentro per separare le comuni che mi servono per completare il set, perché sì, oltre a spacchettare il mio obiettivo principale è completare il set, ovvero avere tutte le carte di quell'espansione, e le carte quelle rare che trovo. Quelle poche volte che succede, e l'ho pagato veramente poco, poi della Pokéball, più semplice di così, si muore. Ma ovviamente non puoi proteggere le tue carte solamente con un deck box, motivo per cui ho comprato anche questo pacchetto da 50 blister, ovvero bustine protettive, proprio delle carte Pokémon. Ora, io vi vorrei far vedere di che cosa sono queste bustine, ma ho paura delle reazioni perché, signori, sono bustine protettive... di Charizard! Sì, ho comprato le bustine protettive di Charizard. Ma Lars, non avevi detto che tu odiavi Charizard? E infine, ultimo acquisto. L'ho voluto tenere per ultimo perché non lo avete ancora visto. Io avevo detto nel primo video del pack opening che avrei comprato, anzi che avevo comprato, anche un'altra cosa da portarvi. E in effetti, ho già registrato il video, solo che arriverà un po' dopo, ma adesso che faccio? Vi faccio vedere o non vi faccio vedere? Spoiler o non spoiler? Ma sì, dai, facciamolo vedere che mostro sempre poche cose e poi vi arrabbiate. Ta-da! Collezione Pokémon misteriosi del ventennale dei Pokémon. Questa piccola scatolina di cartone contiene una carta foil con il leggendario in questione, in questo caso ho preso quella di Mew, più due bustine di generazioni, e stanno uscendo in base ai leggendari del ventennale, quelli che vi mettono con il dono segreto, quelli che vi sto portando ogni mese. Noi siamo arrivati a Manaphy, loro sono arrivati almeno in Italia per adesso a Jairechi, per adesso ho preso Mew, e il video arriverà tra qualche giorno. Ora, secondo voi, ditemelo nei commenti, ho sbustato una X? Vabbè, ma cosa dite già di no? E questo era tutto per l'episodio di acquisti Pokémon di questo mese. Lo so che la maggior parte delle cose le avevate viste, ma insomma, almeno qualcosa di nuovo ve l'ho fatto vedere, quindi non vi lamentate. Spero che questo video vi sia piaciuto, di sicuro nei prossimi mesi quando avrò finito gli impegni, tipo quello della maturità che ho adesso, che non è uno scherzo, continuerò a fare acquisti e di sicuro ne farò di migliori e di maggior quantità, quindi non vi preoccupate. Io vi chiedo come al solito di lasciare un bel mi piace per questo video e noi ci vediamo in un prossimo. Prima che io mi sciolga per il troppo caldo, vi saluto. Bye. Bye.